Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Spazio per Tutti. E questa sera abbiamo un ospite eccezionale, c'è il professor Zanghi che ci parlerà della freccia del tempo. E vi ricordo l'appuntamento della settimana prossima, il 26 marzo, e parleremo di pianeti con la dottoressa Paola Cianfarra. E niente, io a questo punto lascio la parola a Sandro. Eccomi qui, buona serata a tutti. Sono felice questa sera di ospitare su Spazio per Tutti il collega Nino Zanghi. Due parole sul profilo. L'attività del collega professor Zanghi riguarda principalmente la meccanica quantistica e statistica, in particolare l'approccio all'equilibrio termico di sistemi quantistici, i fondamenti matematici della meccanica quantistica, la computazione e l'informazione. Più recentemente si è interessata alle problematiche della gravità quantistica. Inoltre, sta anche trattando temi di storia e filosofia della fisica. Ma quello che mi preme ricordare questa sera è l'amicizia che mi lega al collega Nino, con cui ho avuto molteplici occasioni per discutere su temi riguardanti la scienza in generale, la fisica, ma anche più in generale la scienza. Ovviamente questi colloqui erano così assolutamente informali, ma sicuramente interessanti nei corridoi dell'università. Quindi ringrazio ancora Nino per essere qui con noi questa sera, di dedicarci un po' del suo tempo. Ok, professor Zanghi, a lei. Bene, grazie dell'invito, grazie a Sandro per le sue parole. Ha ricordato quei tempi in cui i nostri capelli avevano un colore leggermente differente, passato un po' di tempo. Ma grazie davvero, mi ha fatto piacere rincontrare Sandro, sebbene solo telematicamente, in questi giorni precedenti questo evento. Adesso userò delle diapositive. E quindi farò adesso la condivisione dello schermo, vediamo che tutto funzioni come deve funzionare. Allora, come vedete, il titolo è La freccia del tempo e poi ho suggerito un sottotitolo che ho messo in alto, che è in qualche modo il problema dell'irreversibilità. E nel corso del seminario cercheremo di capire perché c'è un problema. Il tempo è forse uno dei concetti più primitivi che abbiamo. Non c'è azione, movimento, memoria che non sia nel tempo. Ci siamo immersi, ma il fatto che siamo immersi nel tempo non vuol dire che lo comprendiamo davvero, che ne comprendiamo davvero la sua natura. Sant'Agostino diceva: se mi chiedono che cosa sia il tempo, se non mi chiedono che cosa sia il tempo, lo so, ma se me lo chiedono non lo so. E dopo 2000 anni mi ritrovo nella stessa situazione. Sono molti i temi che si possono affrontare da fisici sul tempo. Io questa sera mi concentrerò su un aspetto del tempo che è quello collegato alla freccia del tempo e il cosiddetto problema della irreversibilità. Vedete, dove sta il problema? Iniziamo a chiarire i termini della questione. Tutti i processi naturali nel mondo che ci circonda avvengono nella stessa direzione temporale. Da un uovo facilmente si ottiene una frittata, ma non viceversa. Il colore fluisce sempre dal caldo al freddo. E le onde concentriche provocate da un sasso in uno stagno viaggiano sempre dal punto di impatto verso l'esterno, mai nella direzione opposta. E nel film
il curioso caso di Benjamin Button, che è tratto dall'omonimo racconto di Francis Scott Fitzgerald. Il personaggio interpretato da Brad Pitt è nato nella forma di, non nella forma di un bambino, ma nello stadio di sviluppo di un vecchio cieco e avanti con gli anni. E mentre il resto del mondo si comporta normalmente, la sua vita si svolge a ritroso, fino a che gli effetti del ringiovanimento cominciano a prendere il sopravvento. Beh, si potrebbe sostenere, anche se non sono un critico letterario, che questa favola, raccontata da Fitzgerald, è una favola il cui vero protagonista è la freccia del tempo. Perché l'autore fa un gioco molto comune nella narrativa, soprattutto nella narrativa di fantascienza. Si viola una delle regole e poi si cerca di essere più consistenti e coerenti possibili nello svolgimento della trama con la regola che si è violata. La regola che viene violata in questo racconto è che sia possibile, nello stesso universo, che ci siano sistemi fisici che abbiano frecce del tempo differenti. La parola, l'espressione freccia del tempo fu coniata dal fisico e astronomo britannico Arthur Eddington, che trovate riportato di nuovo. Io amo i film, come avete capito, e c'è un film carino con, che è stato tradotto dal mio amico Einstein, e il titolo originale è Einstein Eddington. Eddington è stato colui che fece conoscere Einstein al grande pubblico, al pubblico anche scientifico al di fuori della Germania dopo il 1905, e fu colui che per primo organizzò una spedizione per verificare le previsioni della relatività generale. Sento qualcuno che parla, c'è qualche problema? Avvisatemi se per caso c'è qualche problema sullo schermo o non si vede bene. No, tutto a posto, vai pure avanti. Tutto a posto. Sì, no, perché sentivo delle voci allora. E dicevo, il Eddington coniò questa espressione, freccia del tempo, per indicare che il tempo ha una direzione, una freccia che punta dal passato verso il futuro. E l'artificio del romanzo di Fitzgerald era quello di invertire la freccia del tempo di un individuo, ma lasciare che il resto del mondo avesse l'usuale andamento. Ma questo è quello che immagina, non può avvenire. Nel mondo in cui viviamo, il tempo ha la stessa direzione per tutti. La marcia irreversibile della freccia del tempo è governata dal secondo principio della termodinamica. E dice che i processi naturali che avvengono nel mondo intorno a noi sono irreversibili. È una maniera più tecnica di esprimere lo stesso concetto, è che l'entropia, di cui parlerò un pochino di più nel seguito, l'entropia dell'universo aumenta. Non può mai diminuire, insomma. Ed è questo principio quanto di più attendibile, affidabile conosciamo sul funzionamento del nostro universo. Forse le nostre leggi fondamentali cambieranno in futuro, forse avremo delle nuove leggi della meccanica e chissà che cosa, ma credo che la seconda legge della termodinamica ci accompagnerà ancora per molto tempo, forse per sempre. È una delle scoperte più importanti della fisica. E, sempre per il mio amore del film, ho cercato un'immagine tratta dal film Un professore fra le nuvole, ma il primo, quello degli anni 60, quello di quando io ero un ragazzo. Ed è grazie, cosa fa questo il protagonista di questo film? È un chimico che inventa una palla, che una speciale sostanza di cui poi può fare una palla, può anche mettere sotto la suola delle scarpe, che continua a rimbalzare sempre più in alto. E
questa gomma volante, questa gomma che il chimico inventa in questo film, non può esistere nella realtà. Non perché viene violata la legge della conservazione dell'energia. L'energia si conserva semplicemente, si potrebbe conservare semplicemente perché la palla che rimbalza si raffredda sempre più e quindi avremo l'energia dell'universo conservata. Ma il fatto che questo fenomeno non possa avvenire è una conseguenza della seconda legge della termodinamica. Nessun chimico potrà mai inventare una palla che abbia questa caratteristica, che ogni volta che rimbalza va sempre più in alto, conservando l'energia. Perché? Perché violerebbe la seconda legge della termodinamica. C'è stato poi un seguito a questo film da Robin Williams, ma una cosa carina del primo film è che c'è anche una parte del film in cui alla lavagna ci sono i calcoli che fa il professore e in uno di questi calcoli si vede l'entalpia di un gas con il segno sbagliato. Gli sceneggiatori hanno avuto la cura anche di introdurre un segno sbagliato che permettesse quella violazione della seconda legge della termodinamica che altrimenti non sarebbe stato possibile. Quindi nel mondo che ci circonda tutto è regolato da questa direzione che i fenomeni hanno, da questa freccia del tempo, però sorprendentemente quando sondiamo sempre più il mondo nelle regioni microscopiche, quando andiamo alla ricerca di quelle che sono le leggi più fondamentali che governano le interazioni tra gli atomi e quello che succede dentro gli atomi e così via, quando ci allontaniamo, insomma, dal mondo dell'esperienza ordinaria, non troviamo alcuna traccia della freccia del tempo. Ma scopriamo che le leggi che governano il mondo atomico e subatomico non distinguono tra passato e futuro. Le leggi fondamentali della fisica sono reversibili. Questo è esemplificato da ho messo un tavolo da biliardo perché se potessimo trascurare gli attriti che ci sono tra le palle da biliardo e il tappeto, avessimo la possibilità che queste palle si muovessero senza nessun attrito, beh, avremmo riprodotto un po' quello che succede nel mondo microscopico degli atomi. Se una collisione tra due atomi procede in una direzione temporale e voi fate un film di questo processo, il processo di due atomi che si scontrano, due palle da biliardo che si scontrano, e poi proiettate il film all'incontrario, non noterete nulla di strano. Anche il processo in cui che rappresenta le due palle che, insomma, che ritornano dove erano dopo essersi scontrate, beh, questo processo è compatibile con le leggi microscopiche. Cioè, questo significa che per ogni processo fisico compatibile con le leggi fondamentali della fisica ne esiste un altro, altrettanto compatibile, in cui futuro e passato sono scambiati. In altre parole, senza violare alcuna legge fondamentale della fisica, il calore potrebbe fluire dal freddo al caldo e ai bordi di uno stagno si potrebbero formare delle onde concentriche che si avvicinano verso il centro dove poi ci dovrebbe essere il sasso che è caduto. E questo però non accade. Il sottotitolo di questo seminario era il problema della reversibilità e sta tutto in questo. Sta nel fatto che noi cerchiamo di comprendere il mondo che ci circonda sulla base dei costituenti microscopici del mondo, atomi, molecole, quello che sta dentro agli atomi e così via, e le leggi che governano queste entità microscopiche sono leggi reversibili, mentre la caratteristica fondamentale del mondo che ci circonda è la sua irreversibilità, l'esistenza di una freccia irreversibile del tempo. Quindi il problema dell'irreversibilità è quello di conciliare
non solo di conciliare, sono stato troppo generoso, non solo occorre riconciliare le leggi fondamentali irreversibili con la freccia irreversibile del tempo, ma occorrerebbe avere una spiegazione di questo comportamento irreversibile sulla base delle nostre leggi fondamentali che governano il mondo microscopico. Allora, in un salto temporale di molte centinaia d'anni, passiamo da Lucrezio a Boltzmann. Lucrezio è stato un grande poeta, ma un grande divulgatore della teoria atomica di Democrito. Dererum natura è una somma della fisica atomistica di origine greca, e a un certo punto nel libro quinto del Dererum natura scrive: certamente gli atomi non si disposero a bella posta con scalzo disegno secondo un ordine proprio, né stabilirono i moti che ognuno dovesse produrre. Come dire, quello non c'è un qualcosa che fa tendere il movimento degli atomi in una direzione anziché un'altra. Quindi, come vedete, chi ha riflettuto su queste questioni di base, anche se la fisica era molto più primitiva, ha però colto alcuni aspetti che hanno accompagnato lo sviluppo della scienza e della fisica per più di 2000 anni. Per arrivare ad una soluzione di questo problema che ho posto, il problema della irreversibilità, bisogna arrivare a Ludwig Boltzmann. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e il lavoro di Boltzmann, in cui chiarifica questo problema, è intorno al 1877. Ora, il nocciolo del lavoro di Boltzmann consiste in questo, nel chiarificare il concetto di entropia che era stato introdotto una ventina d'anni prima da Clausius, un grande fisico tedesco. L'entropia era stata introdotta per caratterizzare l'irreversibilità dei processi macroscopici, ed era stata collegata a grandezze quali il calore e la temperatura. Mentre dell'energia si aveva molto chiaro il significato microscopico, perché in una concezione atomica della materia l'energia è semplicemente la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale di interazione tra i vari costituenti elementari, l'entropia fino a Boltzmann mancava di una chiara comprensione microscopica. Il nocciolo della comprensione dell'entropia che ebbe Boltzmann consiste nel capire che l'entropia ha a che fare con il rapporto tra la descrizione microscopica di un sistema e la sua descrizione macroscopica. Quando descriviamo microscopicamente un sistema, per esempio con le leggi della fisica classica, lo stato del sistema, io non ho scritto formule, qualche formula mi permetto di scriverla, ma non voglio disturbare nessuno, diciamo, nel senso che anche se non è chiaro quello che la matematica che scrivo, cercherò di mantenere una conversazione che poi sia abbastanza indipendente, però con le notazioni della matematica, se io descrivo per esempio un gas formato da n molecole, a livello microscopico devo assegnare le posizioni di queste molecole e devo assegnare le velocità delle molecole in questione. Questa è la descrizione microscopica che viene data del gas. N è un numero per un gas
di fronte a noi, non quello che ci circonda in questa stanza, spaventosamente grande, dell'ordine di 10 alla 23, numero di Avogadro. La descrizione, qui vedete c'è un errore, questo io ovviamente sto confrontando una descrizione microscopica con una descrizione macroscopica. Quel cambio di vocale fa una differenza immensa, che si è persa nella mia preparazione delle diapositive. La descrizione macroscopica di un gas o di un liquido si basa su pochissime variabili quando questo gas, per esempio, è in condizioni di equilibrio, come il gas in questa stanza, quando ne do la pressione, ne do la temperatura e dico quanto gas c'è, di solito in termodinamica si specifica il numero di moli, ma non fatevi distrarre dalle notazioni, sono stata una descrizione con pochissime variabili. Da una parte abbiamo qualcosa che è dell'ordine di 10 alla 23, e dall'altra abbiamo una descrizione del gas in equilibrio con pochissime variabili, quelli sono sufficienti a caratterizzare lo stato macroscopico. Boltzmann comprese che è proprio in questa relazione tra il micro e il macro che sta la chiave della comprensione della nozione di entropia. Ora qui mi ero lasciato un po' di spazio bianco per dare un esempio elementare, perché la formula che qui non ho scritto e che scrivo adesso, che la formula che scrisse Boltzmann, è che l'entropia è, a meno di una costante che è chiamata costante di Boltzmann, è una misura, lasciate perdere il logaritmo, quello che conta è che è una misura, quell'omega è il numero di stati microscopici che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche. Quindi il nocciolo dell'entropia da un punto di vista microscopico è quello di essere una misura del numero di stati microscopici che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche. Dopodiché quella costante è semplicemente introdotta per collegare questa formula alla usuale entropia termodinamica, e quel logaritmo, diciamo, è introdotto per ragioni sempre di corrispondenza con l'entropia della termodinamica. L'entropia della termodinamica è una funzione additiva, che vuol dire che se ho due sistemi, l'entropia del sistema composto formato dai due sistemi è la somma delle entropie di ciascun sistema, le sommo. Se invece guardassi il numero degli stati del sistema composto è il prodotto del numero degli stati del primo sistema per il numero degli stati del secondo sistema. Il logaritmo è la sola funzione che trasforma prodotti in somme. Quindi non è concettualmente fondamentale se non per avere una formula che ci colleghi all'entropia termodinamica. Quello che conta, e quello che comprese Boltzmann, è che l'entropia è una misura del numero di modi distinti in cui si può realizzare lo stesso stato macroscopico. In questo senso spesso si parla di entropia associata a un disordine del sistema, al disordine del sistema, però diciamo, non è, questo può essere fuorviante. È chiaro, adesso proprio parlando terra a terra, perché una misura del disordine in un certo senso? Beh, se pensate ad una stanza molto ordinata, una stanza molto ordinata è una stanza in cui le cose stanno tutte al loro posto, i libri sono sulla libreria, però magari uno può essere prima, l'altro può essere dopo,
I soprammobili stanno sulla credenza, la televisione sta dove deve stare, insomma i numeri, cioè poi potete scambiare un pochino, spostare la televisione in un altro lato della stanza, scambiare qualche libro, ma avete un certo numero di strati microscopici della vostra stanza che è di gran lunga inferiore alla situazione di completo disordine in cui, che so, un calzino è finito sulla libreria, in cui i soprammobili sono finiti sotto la poltrona e così via. Cioè quando aumenta il numero di strati microscopici che realizzano lo stesso strato macroscopico, in quel caso si parla di un sistema più disordinato. Però diciamo questo non va preso anche un pochino con le molle, ma non abbiamo tempo di entrare nel merito perché questa analogia poi è buona in un certo senso, ma non ottimale. Allora, dicevo che volevo dare a tutti un'idea di come si contano gli stati e di cosa rappresenta l'entropia in una situazione estremamente semplice. Quindi mi concedo pochi minuti, un pochino più di matematica elementare, ma immaginiamo di avere le particelle che si muovono nello spazio che compongono gas, ma avere un sistema molto più semplice, per esempio un sistema che è formato da palline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In realtà poi per fare una simulazione di termodinamica dovrebbero essere 10 alla 23, cosa abbastanza difficile. Diciamo che introduco questa regola dinamica. Questa qui è la particella numero 1, questa è la particella numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8, numero 9, numero 10. E mi invento una dinamica artificiale per questo semplice modello. Dico che ogni istante di tempo metto in un sacchetto i numeri da 1 a 10, come i numeri della tombola, e estraggo un numero e in corrispondenza del numero che ho trovato cambio il colore della pallina. Quindi, diciamo, all'istante successivo, per esempio, ho estratto il numero 6 e il numero 6 cambio colore. Lo faccio diventare da rosso, lo faccio diventare verde. Quindi la regola è questa. Estrarre a caso dei numeri da 1 a 10 da un sacchetto da tombola e ogni istante cambiare il colore, abbiamo solo due colori possibili, ciascuna pallina può essere rossa o verde. E quindi poi vado avanti, continuo a iterare questa procedura per faccio tante iterazioni. Cosa pensate intuitivamente che succede? Di solito chiedo ai miei studenti quando faccio questo modello nei corsi di fisica elementare. Tipicamente ottengo la risposta giusta. La risposta giusta è più o meno ci saranno circa metà palline verdi e metà palline rosse. E qui dove entra l'entropia? Allora diciamo che il numero di stati, qui ci sono quanti stati microscopici? Gli stati microscopici consistono nello specificare per ciascuna pallina se è rossa o verde. Quindi, dato che sono indipendenti, abbiamo due possibilità per la prima pallina, due per la seconda, due per la terza e così via, quindi c'è un totale di 2 alla 10 stati microscopici. Se io adesso avessi queste palline davvero tantissime, ma non 10, una quantità spaventosamente grande, e le vedessi davanti a me e considerassi lo stato macroscopico. Lo stato macroscopico sarebbe il colore intermedio che questo filo, che questa collana di palline avrebbe, intermedio tra il rosso e il verde.
Quindi la variabile macroscopica per descrivere questo sistema è il numero di palline rosse, per esempio. Allora, se considero il numero di palline rosse come un indicatore macroscopico del sistema, la domanda che mi devo fare è: quanto vale il numero di stati, questo omega che si usa in fisica statistica sta per conteggio degli stati, si vanno a contare quanti sono gli stati che hanno un numero di palline rosse pari a un certo valore, per esempio n piccolo. Qui questo problema, se avessimo più tempo, è un problema che si può svolgere benissimo anche al liceo, si aggiunge alla conclusione che se abbiamo n palline, io ne ho prese 10, ma insomma poi uno prende un numero arbitrario, quello che si ottiene è n fattoriale diviso n fattoriale n meno n fattoriale. Fattoriale vuol dire moltiplicare tutti i numeri che ci sono da n, quindi nel caso di 10 fattoriale, fattoriale significa fare 10 per 9, per 8, per 7, per 6 e così via. Quando uno va a fare un plot, un grafico, altra cosa che si può fare comodamente al liceo, usando anche dei programmi molto semplici come Excel, va a vedere come è fatto il grafico del numero degli stati in funzione di n e scopre che sono che è un grafico in cui il maggior numero di stati è concentrato intorno alla metà di n, intorno a n mezzi. E questo è il modo per comprendere da un punto di vista microscopico la seconda legge della termodinamica. Il fatto che io, vedete, nell'esempio che sono partito da tutte palline rosse, che è uno stato che si realizza in un modo solo, cioè soltanto uno stato microscopico che corrisponde allo stato macroscopico, che è il numero di palline rosse. Man mano che le palline cambiano colore nel corso del tempo, il numero di stati microscopici accessibili aumenta. E quindi una delle ragioni che spiega la seconda legge è semplicemente questo fatto aritmetico, che il numero di stati microscopici che corrispondono ad uno stato macroscopico di equilibrio sono la schiacciante maggioranza degli stati microscopici. Questa è l'idea che ebbe Boltzmann. E questa, diciamo, la chiave di volta per capire il significato microscopico dell'entropia, appunto come una misura del numero di stati micro che corrispondono agli stessi stati macroscopici, che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche, e quindi l'aumento dell'entropia è un aumento dovuto al fatto che gli stati che corrispondono all'equilibrio termodinamico sono la schiacciante maggioranza degli stati possibili. Insomma, di questi 2 alla 10, la maggior parte degli stati avrà 5 palline rosse, 4 palline rosse, 6 palline rosse, ma starà in quell'intorno lì. E più grande è n, più è chiara la situazione. Allora, è questa idea che io ho esposto in questo esempio molto semplice che permette di capire fenomeni quali, quando abbiamo un gas, il fatto che se ho un gas dentro un contenitore diviso in due parti, inizialmente dall'altra parte c'è il vuoto, e poi apro un canale di comunicazione tra le due parti, le particelle tenderanno a diffondersi in quello che prima era il vuoto e a riempire uniformemente le due parti del contenitore. La ragione è perché il numero di stati microscopici che corrispondono a questa situazione, cioè a questa situazione qui, in questa ultima nel disegno, dove adesso punto col laser, il numero di stati microscopici che corrispondono a questa situazione è di gran lunga maggiore, spaventosamente maggiore, di quelli che corrispondono a tutte le palline, tutti gli atomi in questo lato e nessun atomo dall'altra parte. Stessa cosa può dirsi per il miscelamento
di due gas di natura chimica differente. Qui sono delle molecole verdi e delle molecole rosse, sono inizialmente separate. Se tolgo il setto divisorio, raggiungerò uno stato finale di equilibrio in cui le palline verdi e rosse sono totalmente mescolate tra loro. L'entropia è aumentata, perché entropia significa questo, una misura del numero di stati micro che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche. Ora qui il tempo vola, io mi ero lasciato un po' di spazio per introdurre un pochino di matematica, ma non lo faccio. Mi limito a dire questo, mi limito a dire che quando si va a contare gli stati microscopici, quando questi formano un continuo, è un'operazione un pochino più delicata. Mentre prima, nel caso delle palline, contavo, come mi hanno insegnato alla scuola elementare, se devo contare gli stati microscopici che hanno le stesse caratteristiche di pressione e temperatura e che occupano lo stesso, io non ho qui aggiunto il volume, perché poi le variabili termodinamiche, se la sostanza è pura, sono vincolate da un'equazione di stato, ma mettiamoci pure il volume. Insomma, sta di fatto che adesso qui gli stati formano microscopici, formano un continuo, perché ciascuna particella può essere in qualunque punto del contenitore in cui si trova e può avere una qualunque velocità. Allora bisogna avere un po' più di accorgimenti, anche questa maniera di contare il continuo fu introdotta da Boltzmann, ma lo si può fare e si può quindi arrivare ad un calcolo dell'entropia di un gas perfetto. Era quello che mi ero prefisso di fare se avessi avuto un pochino più tempo, ma vedo che siamo già a un quarto alle 10 e volevo tenermi un pochino di tempo, ma poco, per la parte finale di questo seminario. Quindi in questa diapositiva, in cui non c'ho scritto niente, avevo in mente di scrivere qualche formula. Qui volevo trarre una morale. La morale è di nuovo un po' matematica, quindi non ci stiamo troppo. Ma quando prima ho detto che a livello microscopico il sistema è descritto dalle posizioni e dalle velocità delle molecole o degli atomi, non ho nessuna maniera di visualizzare questo spazio, perché questo spazio è spaventosamente grande. Se ci sono n molecole, n è 10 alla 23, questo spazio è di dimensione spaventosa. Non riesco a visualizzarlo. Allora, in mancanza di meglio, l'ho rappresentato come un rettangolo. Cosa sono tutti quegli sgorbi che ci sono in questo disegno? Allora, rappresentano stati che hanno caratteristiche macroscopiche simili. Per esempio, tornando al gas di prima, il gas quando si trova tutto contenuto nel contenitore di sotto, beh, a questo stato macroscopico corrisponde una certa regione in questo spazio, si chiama spazio delle fasi, l'insieme di tutti gli stati microscopici. Poi si possono avere altre configurazioni macroscopiche, ma quello che succede quando si va a studiare come sono fatti, diciamo, questi stati microscopici, quello che si scopre è che c'è un insieme spaventosamente grande. Questo disegno non rende l'idea. Quello che ho chiamato gamma di equilibrio è la regione dello spazio delle fasi in cui i punti microscopici che sono lì dentro hanno le stesse caratteristiche dell'equilibrio termodinamico, e quelli che invece stanno in altre regioni corrispondono a stati di non equilibrio. Bene, la schiacciante maggioranza di questo spazio delle fasi è occupata dalla regione di equilibrio. Quindi questo disegno, le proporzioni sono, sarebbe quasi impossibile disegnarlo, perché uno disegnerebbe soltanto lo stato di equilibrio. Allora, la ragione per cui l'entropia aumenta in questo disegno diventa la seguente. Se il sistema parte da una regione che se il sistema ad un certo istante si trova in una piccola regione, cioè in una regione che da un punto di vista macroscopico è molto
lo spazio delle fasi di questa regione è molto più piccolo dell'equilibrio. Parte da lì, la dinamica fa evolvere nello spazio delle fasi il sistema. Cos'è la dinamica? La dinamica la rappresento come una curva nello spazio delle fasi, perché queste R1, Rn, V1, Vn descrivono le posizioni e le velocità delle n molecole, le molecole interagiscono tra di loro attraverso forze newtoniane e quindi abbiamo che nel corso del tempo questa curva che rappresenta il movimento del sistema prima o poi viene a cascare in questa regione molto grande, che è la regione che corrisponde a punti microscopici che hanno caratteristiche di equilibrio termodinamico. Cioè, tornando all'esempio di prima, regioni in cui viene realizzata questa configurazione, la configurazione in cui il gas è uniformemente distribuito in tutte e due le parti di questo contenitore. Adesso il sistema è reversibile, quindi diciamo lui passerà un po' di tempo qua dentro, poi continuerà a muoversi e poi eventualmente potrà fluttuare e raggiungere di nuovo uno stato di non equilibrio. Però se si fanno i calcoli e si va a vedere quanto tempo medio è richiesto per che il sistema spontaneamente esca dall'equilibrio, si scopre che questi tempi sono di gran lunga superiori all'età dell'universo. Quindi se voi avete realizzato una situazione di questo tipo in cui siete partiti in questo modo, con inizialmente tutto chiuso, il gas contenuto solo di sotto, e poi avete aperto il foro, avete raggiunto una situazione di equilibrio che corrisponde a questo stato, poi vi mettete lì, guardate, aspettate, poiché le leggi sono reversibili, le leggi microscopiche, a un certo tempo ritornerà il sistema nello stato iniziale. Però quel tempo richiesto, questa fu una delle obiezioni che fece la Boltzmann. A Boltzmann gli dissero: ma no, la tua spiegazione della seconda legge non ci convince, perché la dinamica è una microscopica irreversibile. E Boltzmann fece il calcolo del tempo medio richiesto per ritornare nello stato di partenza e scoprì che era 10 alla 10 alla 10 alla 10, non importa neanche specificare secondi, anni o quel che è, sono numeri talmente grandi, spaventosamente più grandi dell'età dell'universo, che non sono, non sarà quindi mai osservabile, diciamo, una situazione in cui un sistema spontaneamente ritorna allo stato di partenza e quindi spontaneamente l'entropia si riduce. Ora, queste sono le idee generali della spiegazione di Boltzmann. Il dettaglio è abbastanza complicato, e questo, diciamo, il dettaglio richiede che sia affrontato a livello universitario con, diciamo, degli accorgimenti anche matematici non banali. Però l'idea centrale è grosso modo quella che ho cercato di comunicarvi. Adesso che mi sto avvicinando alla fine della lezione, se mi avete seguito e se avete trovato anche non facilissimo, un po' ostico quello che vi ho raccontato fino adesso, io vi devo dire che del problema della irreversibilità da cui siamo partiti, quello che ho svolto finora è corretto chiamarla la parte facile. La parte facile è ciò che vi ho riassunto e alla quale Boltzmann diede un contributo enorme. La parte difficile è ancora un problema aperto di fisica. Vi descriverò brevemente cosa intendo per la parte difficile. Parte difficile, parte facile di che cosa? Di quello da cui siamo partiti. Siamo partiti dal problema di spiegare l'irreversibilità in termini microscopici. Con l'ultimo disegno, non so quanto sia stato chiaro, di quello che succede in un gas, la spiegazione di Boltzmann è: se il sistema parte da uno stato di bassa entropia, ricordatevi qui, per avere un confronto con quello che ho detto prima, regioni che sono più piccole contengono meno stati,
il volume di queste regioni, l'area di queste regioni è una misura del numero di stati microscopici. Quindi regioni di area molto grande sono regioni con entropia più elevata di regioni più piccole che hanno un'area più piccola. Poi siamo in spazi a moltissime dimensioni, quindi sarebbe più corretto parlare di volumi o addirittura di ipervolumi. La spiegazione di Boltzmann, che poi funziona da un punto di vista matematico preciso, è quella di mostrare che se il sistema parte da uno stato di bassa entropia, cioè lo stato microscopico iniziale è in un macrostato fuori dall'equilibrio termodinamico, il sistema andrà verso l'equilibrio. All'inizio Boltzmann lo formulò in questo modo che ho detto io, e gli vennero fatte delle critiche e giustamente lui si rese conto di aver fatto un errore nei calcoli e corresse questa sua affermazione dicendo che tipicamente il sistema andrà verso l'equilibrio. Tipicamente cosa intendo con questo? Intendo con elevatissima probabilità il sistema andrà verso lo stato di equilibrio. Questo è importante specificarlo perché in una regione comunque piccola, non è detto che la curva abbia sempre un'evoluzione di questo tipo. La curva che rappresenta la dinamica del sistema può addirittura andare verso regioni ancora più piccole, ma questi sono eventi decisamente rari. È come se aveste 100.000 monete non truccate, le lanciaste e otteneste tutte croci. È un evento possibile ma altamente improbabile. Quindi la spiegazione statistica della seconda legge della termodinamica consiste proprio in questo, che l'aumento dell'entropia avviene con un'elevatissima probabilità. Ora, questa probabilità è così prossima a 1, diciamo, è 1 meno e alla meno 10 alla 23, di quell'ordine di grandezza lì, dato che sono giorni in cui si discute di eventi di probabilità bassa, in connessione con il Covid, cioè si parla di 25 su casi su 10 su 20 milioni, perché lei, qui stiamo parlando di cose ancora spaventose, di eventi ancora così rari che sono davvero inimmaginabili, è come uno su cioè la probabilità che non ci sia il comportamento termodinamico corretto è 1 su 10 elevato alla 10 alla 23, cioè delle cose fuori dal mondo che non accadrebbero mai. Quindi la seconda legge è impossibile violarla grazie a queste bassissime probabilità che si realizzano semplicemente perché il numero di particelle in gioco, di corpi in gioco, è estremamente elevato. Quindi, per riassumere, grazie a Boltzmann sappiamo che è possibile spiegare la freccia del tempo mediante leggi fondamentali reversibili, e quello che ci ha spiegato Boltzmann è che se si parte da stati di bassa entropia, con elevatissima probabilità, il sistema evolverà verso stati di alta entropia. Però sappiamo appunto che questo funziona se l'universo, se nel passato i sistemi si trovavano in stati di entropia ancora più bassa. E è come se andando a ritroso nel tempo incontrassimo stati di entropia sempre più bassa. E questo, diciamo, è un qualcosa che ancora non comprendiamo. Cioè non comprendiamo il perché lo stato iniziale del nostro universo debba essere stato così improbabile. Questa è la parte difficile, è la parte in cui la spiegazione dell'irreversibilità incontra la cosmologia moderna e dove ancora non è stata detta non solo l'ultima parola, ma neanche la prima parola. Questo disegno che certamente molti di voi avranno già incontrato, che cerca di dare un'idea dell'evoluzione del nostro universo partendo dai suoi stadi iniziali fino ad arrivare ai giorni nostri, ha una chiarissima freccia del tempo. Questa freccia del tempo è possibile se lo stato iniziale era di un certo tipo, ben particolare, con ben definite caratteristiche. E noi non sappiamo ancora, pur avendo modelli cosmologici che ci permettono di descrivere un pochino quello che succede, ma non abbiamo ancora una chiara comprensione del perché
lo stato iniziale doveva essere esattamente di quel tipo e per usare la nozione di entropia, perché dovesse avere una così bassa entropia. Concludo, mi avvio verso la conclusione, la concludo con le parole di un fisico illustre del XX secolo, che era Richard Feynman, è stato tra i padri della moderna elettrodinamica quantistica, e in un bel libro che consiglio a tutti, che sono Le leggi della fisica, un libro divulgativo edito da Boringhieri, troverete un racconto del problema della reversibilità e dell'irreversibilità, senz'altro migliore di quello che vi ho fatto io, ma insomma più o meno insiste su punti analoghi a quelli che ho affrontato, e arriva a questa conclusione. Siamo negli anni 60 del secolo scorso, quindi sono passati un'ottantina d'anni, 70-80 anni, non ha mai cambiato idea, Feynman è morto negli anni 80 del secolo scorso, e concluse dicendo: penso perciò che sia necessario aggiungere alle leggi fisiche l'ipotesi che nel passato fosse più ordinato, nel senso tecnico in termini di funzione entropia o di altro, o di analogo estimatore, diciamo, del grado di disordine del sistema. Credo che cioè che questa sia l'affermazione supplementare necessaria a dare un senso a tutto e a rendere comprensibile l'irreversibilità, che era il punto da cui siamo partiti. Ora, sono passati appunto, come dicevo, 70 anni da quando Feynman scrisse questo, la cosmologia si è sviluppata ampiamente, ma a mio avviso non abbiamo ancora una spiegazione soddisfacente del perché, andando indietro nel passato, l'universo si trovava in stati sempre più ordinati, arrivando ad un inizio in cui era decisamente più ordinato di quanto è oggi. Quando si parla di queste cose spesso si fa un pochino di confusione, quindi non vorrei avervi confuso. Questo aumento l'entropia non va vista altro che come un estimatore del grado di irreversibilità di quello che succede nel mondo, cioè un misuratore della freccia del tempo. Però quello che conta è quello. E il succo, diciamo, di quello che dice Feynman è che non abbiamo ancora oggi una spiegazione convincente a livello cosmologico di questa freccia del tempo, e qui si aprirebbe poi un altro seminario nel discutere, insomma, che cosa c'ha da dirci la cosmologia moderna su questo problema. Però, diciamo, con pensiero finale di Feynman, pensavo di avviarmi alla conclusione e mi pare di essere stato nei 50 minuti che più o meno avevo promesso a Sandro e agli organizzatori. Grazie. Grazie professor Zanghi. C'è subito una domanda, però penso che abbia già appena risposto, che dice: quindi la freccia del tempo e l'entropia del nostro universo proseguono insieme? Allora, dicevo appunto che l'entropia è un estimatore del grado di irreversibilità dell'universo. L'universo ha una ricchezza enorme, di una notevole complessità, quindi poi bisogna anche capire perché questo aumento globale dell'entropia è comunque consistente, ma non più che consistente, diciamo, va d'accordo con un aumento di complessità che vediamo. Che osserviamo nel formarsi, diciamo, dei sistemi planetari, nel formarsi di organismi più o meno complessi e di sistemi viventi. Sì, però diciamo la risposta è sì alla domanda che mi è stata fatta. Ok, grazie. C'è un'altra domanda, forse un po' più generica, dice: ma dunque il tempo che cos'è in uno spazio quadridimensionale? Non so se... Allora, io ho lasciato volutamente fuori la relatività, però i problemi di cui sto parlando si ripresentano in relatività. E ci mancherebbe altro, è la teoria migliore che abbiamo per descrivere l'universo, e il problema della freccia del tempo rimane inalterato anche in un contesto relativistico. Quando si parla di relatività, è buona cosa parlare di relatività generale,
non ristretta, cioè della teoria che è più adeguata a descrivere l'universo nella sua struttura ultramacroscopica. Allora, a quel livello ci troviamo, diciamo, con una struttura comunque, per quanto, diciamo, nella visione spazio-temporale possiamo immaginare l'universo come congelato in quattro dimensioni, questa è una delle immagini che possiamo avere, però è chiaro che c'è una parte che ha una certa struttura e una parte che non ha altra, cioè il fatto che sia che ci sia le quattro dimensioni non eliminano minimamente il problema di comprendere perché ci sia questa struttura nello spazio-tempo e non un'altra. Quindi la gravità, diciamo, diventa un ingrediente ulteriore per comprendere meglio la seconda legge della termodinamica, ma il fatto che si ragioni in termini spazio-temporali non modifica il problema, che il problema è quello di comprendere perché nello spazio-tempo di una descrizione relativistica generale coerente con i dati che abbiamo in nostro possesso, in questa descrizione ci sia una parte dello spazio-tempo che abbia una struttura e un'altra parte che ne abbia un'altra, che noi interpretiamo comunque come frecce del tempo. In questo disegno abbiamo una chiara direzione temporale, che è quella che ci porta dall'inizio ai giorni nostri. Quindi il tempo, diciamo, non è il problema della freccia del tempo, non cessa di esistere anche in un contesto quadridimensionale, anzi diventa ancora più importante affrontarlo in quel contesto. Non so se avessi in mente questo, perché se invece la domanda era molto generale, che cosa intendiamo per tempo in un contesto quadridimensionale, questo ci porterebbe un po' lontano dal percorso di oggi. Questo, diciamo, non mi sentirei di rispondere in due minuti, ecco, vorrebbe parlare un pochino della relatività e di come la nostra esperienza di tempo che scorre è comunque compatibile con una visione della fisica quadridimensionale, però, diciamo, questo ci porterebbe sì. Grazie. Invece qua ce n'è una forse un po' più centrata sull'argomento, che dice: il modello inflazionario di Gut potrebbe spiegare la bassa entropia iniziale dell'universo? Ma io sono molto scettico su questo. La mia risposta sarebbe no. Ogni tanto c'è qualcuno che sostiene che questi modelli inflazionari superano questo problema. Io non ne sono per nulla convinto, so di essere in buona compagnia, e quindi, però anche qui, diciamo, spiegare perché non sono convinto mi porterebbe lontano, ma penso che il problema resti aperto. Malgrado ci fanno capire alcuni aspetti, ma non vanno alla noccia della questione che solleva fare. C'è sempre in qualche modo un'ipotesi da fare su come era fatto l'universo ad un certo punto. La cosa migliore, la cosa più bella sarebbe quella di avere una spiegazione in cui io ho le leggi reversibili della fisica, solo sulla base di quelle leggi riesco a spiegare perché, andando indietro nel passato, l'entropia diminuisce. Ci ho giocato professionalmente con modelli che cercavano di catturare quest'idea, e portava ad universi con molte diramazioni, con molte branche, a multiversi, cioè portava ad una cosmologia estremamente esotica. Però andando in cosmologie abbastanza esotiche, un pochino ci si avvicina a trovare una sorta di spiegazione sulle condizioni iniziali. Grazie. E ancora una domanda un po' più leggera, che dice: considerata la direzione della freccia del tempo, la macchina del tempo resta un'invenzione cinematografica? Allora, come si dice, abbiamo molti film. La macchina del tempo meriterebbe un seminario per conto suo, che peraltro ho fatto, mi hanno chiesto l'anno scorso gli studenti di fisica. A questo punto aspettiamo che ce lo venga a fare. E diciamo, era il seminario di Natale, quindi, diciamo, fatto prima del Covid.
In effetti, quello che ho cercato di difendere in quel seminario è che l'idea di manca del tempo è meno folle di quello che possa apparire. E una volta che ho cercato di spiegare perché è meno folle, perché se vado a vedere certi modelli di relatività generale, l'idea che si possa tornare indietro nel tempo non è così impossibile, la ragione principale del perché non penso che faremo mai una macchina del tempo è per il conflitto che ha con la freccia del tempo. Alla fine, in questi modelli, ci sono dei modelli che di universo, il primo a introdurli era un grande matematico e logico che si chiamava Gödel, che sono dei modelli in cui ci sono delle traiettorie in qualche modo chiuse, in cui pur muovendosi sempre lungo una curva spazio-temporale corretta, quella che si direbbe, diciamo, una particella materiale, e poi si richiude su se stessa. Però ci sarebbero dei conflitti profondi e irrisolvibili con la nostra esperienza della seconda legge della termodinamica. Quindi sarebbe un conflitto con la seconda legge della termodinamica quello che ci porta ad escludere la possibilità di viaggi nel tempo. Ma ripeto, sono più plausibili di quello che uno potrebbe pensare. Ok, stanno arrivando altre domande. E Pietro dice, mi pare di ricordare di aver letto mezzo secolo fa Feynman che rappresentava l'antimateria come materia perme, cui la linea di universo o qualcosa del genere, il tempo scorresse alla rovescia. Ricordo bene o ho preso un abbaglio? Ricorda bene, Pietro? Allora, ricorda bene, questa è una vecchia idea di Feynman che addirittura Feynman ebbe quando era studente. Ed è esattamente di quel tipo, non è strettamente collegata, anzi non è collegata al discorso fatto oggi, ma l'idea di Feynman era proprio quella di immaginare, però qui è diciamo, un concetto relativistico quello che viene, che dovremmo descrivere. Se siamo nello spazio-tempo, allora una particella segue una linea di universo nello spazio-tempo e il nocciolo della relatività è che quell'x e quel t che ho messo sono del tutto arbitrari. In realtà non esiste un t uguale per tutti, come c'è per, in un contesto invece newtoniano, che è quello che ho seguito oggi. Ma lo scorrere del tempo è dipendente dal sistema che si muove. Come dire, orologi in movimento segnano ore differenti. E quindi anche lo scorrere del tempo, diciamo, noi siamo abituati a pensare su scala macroscopica che avvenga comunque in una sola direzione, anche se gli orologi disegnano ore differenti. L'idea di Feynman fu quella di interpretare le cariche negative come degli elettroni in cui lo scorrimento del tempo avveniva nella direzione opposta. Quindi chi l'ha detto si ricordava correttamente, diciamo, di quello che scrisse Feynman. Era una vecchia sua idea già ai tempi della sua tesi di dottorato. Ok, ci sono ancora due domande che sono un po' una domanda sola perché vanno un po' tutte nella stessa direzione. E dice, visto che l'entropia aumenta se si considera una regione di spazio più grandi, l'aumento dell'entropia del nostro universo spiega anche il fatto che sia in espansione? Cioè lega un po' il concetto del gas che si espande nelle due stanze. Bisogna stare attenti. Allora, qui parliamo di regioni nel disegno qui davanti nello spazio delle fasi che rappresentano, diciamo, i microstati. Quando si affronta questa espansione dell'universo c'è un aumento di volume in qualche modo in cui si... E quindi questo in qualche modo modifica questo disegno qui davanti. Uno dovrebbe avere un disegno in cui si tiene anche conto del fatto che le dimensioni dell'universo variano. Quindi lo spazio dei microstati non è un qualcosa di fissato, ma in qualche modo i gradi di libertà cambiano. Non è sufficiente. Uno dice, ma allora il fatto che esistano modelli espansivi è sufficiente a garantire la freccia del tempo? La risposta è no, non è sufficiente. I modelli di universo in espansione sono dei modelli
però bisogna spiegare all'interno di questi modelli il perché poi le frecce, la freccia. Ci sono nella fisica ci sono varie frecce del tempo, questo è nel dettaglio in cui non sono andato, una freccia del tempo di tipo gravitazionale che è legato a quello che è stato appena detto, una freccia del tempo di tipo termodinamico che è quella di cui ho parlato prima e frecce del tempo associate per esempio alla radiazione, al fatto che la radiazione viene sempre messa. Ho lambito questa freccia del tempo quando ho fatto questo disegno, delle onde d'acqua. In realtà mi riferisco a onde elettromagnetiche, qui il fatto che quando le antenne emettono onde che si propagano verso l'esterno e non viceversa. Ora, ci deve essere un accordo tra queste varie frecce che ci sono, associate ai vari fenomeni fisici. E alla fine non se ne esce dal richiedere uno stato iniziale di bassa entropia. Insomma, non è che mi basta poi l'aver garantito che c'è un modello cosmologico che ha le giuste caratteristiche per avere risolto, diciamo, tutto e aver dato una spiegazione completa al problema delle reversibilità, che è quello da cui siamo partiti. Però certo, quello è un ingrediente in più di cui dobbiamo tenere conto, l'espansione dell'universo. Grazie. Ancora una, nella meccanica quantistica viene violato quindi il principio di causalità? Io non ho parlato di meccanica quantistica oggi. Ho Certo. parlato di tante cose, però Era di meccanica statistica. statistica. No, 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 perché? no, 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 qua parla di. No, no, qua dice proprio quantistica, sì, no, no, la domanda era proprio quella. Lo so, però diciamo, io ne parlerei volentieri, ma ci Ma non porterei a abbiamo tempo. ragionare di meccanica quantistica. Io non penso Certo. che sia violato qualunque cosa voglio dire il principio di causalità. Però il discorso è sottile perché c'è una sorta di casualità apparentemente intrinseca ai fenomeni quantistici, insomma, un discorso che ci porterebbe lontano. Comunque il mondo che ci circonda è un mondo che è fatto da oggetti quantistici e noi abbiamo una struttura causale. Se non altro colgo in questo, prima parlavo di varie frecce del tempo, un'altra freccia del tempo importante da collegare alle altre è quella, la freccia causale, il fatto che in qualche modo abbiamo il nostro mondo, una struttura causale, anche quella è qualcosa che va spiegato su scala macroscopica. Quindi qualunque sia il dibattito che possiamo avere, se la causalità è violata o no a livello micro di meccanica quantistica, abbiamo nel nostro mondo una chiara struttura causale. Se uno cammina sulla sabbia lascia delle impronte e quelle impronte sono il segno che qualcuno è passato, quindi che c'è stata una causa che l'ha prodotta. Io non ho toccato questo aspetto della struttura causale del nostro universo, però quello è un altro ingrediente importante della freccia del tempo. Sono moltissimi, diciamo, gli argomenti che si possono collegare a quello che vi ho raccontato stasera. Bene, grazie mille, penso che ci siamo divertiti tutti tantissimo e a me è piaciuta tantissimo personalmente la spiegazione, l'ho trovata, visto che ha citato Feynman, illuminante come leggere veramente un pezzo di Feynman. Sono arrivato a quest'età e mi illumina ancora su queste cose. Grazie mille, io ringrazio tutti, la invito a, se vorrà tornare con noi a parlare di un altro argomento. Più che volentieri l'ascolteremo con piacere. Bene, io ti ringrazio e ho visto che tra i partecipanti alla serata di stasera c'è anche Paola Cianfara, che quasi quasi gli chiederei a Letizia di sbloccare il microfono. E così ci può una sorta di trailer di che cosa ci racconterà la settimana prossima. Eccola lì, ciao Paola. Ciao. Siamo tutti in attesa trepidante del titolo. Del titolo. Allora, ci stavo pensando proprio in questi ultimi minuti, anche per essere all'altezza del contributo appena sentito. Parleremo della geologia marziana e vedremo come, le conoscenze, le metodologie messe a punto dagli studiosi delle scienze della Terra in senso lato, utilizzate per comprendere l'evoluzione del pianeta Terra possono essere applicate anche
per studiare, comprendere, svelare un po' dei segreti che ancora esistono di Marte, ma anche di altre superfici planetarie, perché in effetti negli ultimi decenni sono state sviluppate molte missioni spaziali, la mole di dati a disposizione è sempre più elevata, ma nonostante questo ancora molto c'è da comprendere, molto c'è da fare. Quindi proveremo a vedere come con le conoscenze geologiche sviluppate sul pianeta Terra anche sia possibile comprendere un pochino di più ciò che è successo e ciò che magari succederà in futuro su Marte. Grazie Paola di questo trailer riguardo A voi. e quindi alla settimana prossima. Volevo ringraziare anch'io il professor Zanghi da parte anche mia e di tutta l'Associazione Polaris per l'intervento molto bello, chiaro e illuminante, come ha detto Marco. E quindi grazie mille, è un bellissimo contributo.